sono il capo di nessuno. Noi siamo una squadra e grazie a Dio cerchiamo di collaborare tutti quanti insieme. Sono occasioni come queste che ci permettono di essere a contatto con voi ragazzi e ci permettono di crescere in continuo, perché effettivamente... È importante ricominciare da zero, ricominciare dall'inizio, essere riportati in primo piano e che oggi si sono un pochettino persi. Il rispetto per gli adulti, per tutte le società sportive, in questo vi posso dare certezza ed assicurazione. Per il resto auguro a tutti quanti voi veramente una bella giornata e una splendida estate, visto che le previsioni per quest'anno sono veramente buone. Grazie e buona giornata. Allora, l'assessore ha già fatto. Questo evento l'abbiamo organizzato, abbiamo ricevuto l'invito della Federazione Fisio, che ringraziamo. Ieri tanto ringraziamo gli studenti che hanno partecipato a questo evento sportivo. Ricordiamo i ragazzi del liceo di Monza, la Fideria e il liceo di Angra. È una disciplina nuova quella dell'Oriente, abbiamo voluto l'aspirazione storica, diciamo, come cercare di far conoscere ragazzi, le nostre radici e il nostro centro storico. Ringraziamo l'associazione podistica Atletica Procanosa, ringraziamo la locale ecologica che ha messo a disposizione Palazzo, la fondazione ecologica, il Club Mesco, Sario Lazzarella, il presidente Paolo Sarbone, il Paolo Sarbone, l'associazione Franca Romano, quindi la sinergia questa mattina ha funzionato, quindi pubblica amministrazione, le federazioni, società sportive, tutti insieme per un progetto più grande per il nostro sport. Grazie a tutti. Grazie Giuseppe, l'insediamento. Buongiorno a tutti, ieri c'è stato un insegnamento, quindi sono fresco di nomina e onestamente è un piacere essere qui con il mio professore di educazione fisica, perché sembra giovane ma c'è in realtà. Circa 20 minuti, c'è qualcuno che ci ha messo anche forse sotto i 10, ora vediamo per la classifica. Allora, assessore allo sport, premierai le collaborazioni podistica Canosso 2004. Non c'è, non è più. Fondazione archeologica Canosina. Atletica Proloco, Atletica, no, Atletica Procanosa, scusa, Atletica Procanosa, Antonio. Associazione Turistica Proloco, Associazione Ponte Romano, Ponte Romano, Club Mesco, Ponte Romano, Club Mesco, Patrizia, poi Bartolo Petrone, presidente della Pratres, quindi qualcuno della Pratres, Patrizia,
De Marinis, poi li lodiamo. Sipri, li lodiamo. Assessore allo sport di Amarro, lo facciamo andare direttamente dal delegato, dal vice delegato, da Giuseppe, assessore allo sport di Amarro. Assessore allo sport di Amarro per il grande lavoro. Dottor Luciano Papagna, diamo sempre l'assessore alla porta. Mazzarella Savino, il nostro fotografo ufficiale. Vai. Operatore emergenza radio. Qui l'assessore. Dirigenza BCC Canosa Locornia per la fattiva collaborazione. Pippo Sisto, grande istruttore di Orientini. Allora, sì, adesso andiamo con, allora, questo glielo diamo ai professori che sono, che hanno accompagnato i ragazzi, cioè Gianni Pistino, delegato Berconi. E l'altro Michele Castrovini. Ringraziamo l'associazione Ponte Romano per io. Allora, adesso passiamo ai ragazzi. Professore, ti richiamo a scuola. Grazie, professore. Ci sono delle medaglie da dare ancora, però le andiamo dopo. Allora, il primo podio che ha corso sul percorso A, al terzo posto con 10 minuti e 17 secondi, solo per 2 secondi il terzo, Cannone Giuseppe, terzo posto. Dov'è il Cannone Giuseppe? Ho scoppiè. Cosa? Al secondo posto con 10 e 15 Lo Russo Giovanni. Ma sono loro, sono dei pazzi. E al primo posto, al primo posto sotto i 10 minuti, 9 minuti e 04 secondi. Rifatti Nicola Pino. Aspettate un attimo che il professore. Aspettate qua che facciamo anche il podio delle donne. Allora, al terzo posto. Ma non ha visto Gianfranco. 22:20 Figliolia Giulia. Figliolia Giulia 22:20 secondi. Ma dove sono andati così? Ok, al secondo posto Borraccino Maria Camilla, 18:20. E al primo posto con 16:47 Giada Burdo.
della gioielleria. Chi lo doveva dire stamattina? Già, già. C'è anche il prezzo sotto. C'è il prezzo, così vi ripete che abbiamo un orologio. Da 7 euro. Anche il primo dei maschi deve restituire la medaglia, se vuole l'orologio, decide. Allora, ok, passiamo al percorso B. Chi premia? Beh, avete fatto il conto del podio? Ok, allora mettetevi qua. Mettetevi qua. La prima al centro, chi è la prima? Questo è il podio femminile, toglietevi, siete brutti. Orientini, potete dire. 1, 2, 3. Orientini. Allora, percorso B, terzo posto, uomini. Allora, il primo podio che ha corso sul percorso A, al terzo posto con 10 minuti e 17 secondi, solo per 2 secondi il terzo, Cannone Giuseppe. Ho scoppiè. Cosa? Al secondo posto con 10 e 15 lo russo Giovanni. Ma sono loro, sono dei pazzi, sono falsi, con tutto il mio pazzo. E al primo posto, al primo posto sotto i 10 minuti, 9 minuti e 04 secondi. Aspettate un attimo che il professor... Aspettate qua che facciamo anche il podio delle donne. Allora, al terzo posto... Ma non ha visto Gianfranco. 22:20, Figlioria Giulia. Figlioria Giulia, 22:20 secondi. Ma dove sono andati così? Ok, al secondo posto Borraccino Maria Camilla, 18:20. E al primo posto con 16:47 Giada Burdo. Ok, al primo posto abbiamo un orologio della gioielleria. Chi lo doveva dire stamattina? Già, già. C'è anche il prezzo sotto. C'è il prezzo, così vi ripete che abbiamo un orologio. Da 7 euro. Anche il primo dei maschi deve restituire la medaglia, se vuole l'orologio, decide.
e passiamo al percorso B. Chi premia? Beh, andate, avete fatto il conto, la conto del podio? Ok, allora mettetevi qua, mettetevi qua. La prima al centro, chi è la prima? Chi? Qua? Chi è la prima? Questo è il podio femminile, togliete, siete brutti. Morettini, volete dire? Uno, due, tre. Morettini! Allora, percorso B, terzo posto, uomini. Vadile Sabino. Terzo posto, Vadile Sabino. Adesso 10 vogliamo far pagare. Secondo posto. Fermati qua. Non era loro. Cristian Tondolo. E volete creare il concorso? E al primo posto, anche qui sotto i 10 minuti, Michele Di Trani, 9.48. Primo posto. Con 19 minuti e 29 secondi, Casa Massima Francesco. Al secondo posto c'è con 14 minuti e 31 secondi Fiore Arruoni. L'avvocato torna a premiare anche Antonio. Allora, una collana da donna aspetta questa ragazza che è arrivata a un minuto di distanza dalla precedente, circa 13 minuti e 45 per Fiona La Notte. Allora, passiamo alla categoria elite, uomini elite. Avevano 16 punti, e noi ci 26, 15 minuti e 26 secondi. Ecco, diciamo. Tu, mo, lo possiamo dire. No. Vabbè, loro sono ormai navigati nell'Orientino, hanno fatto le finali provinciali. Secondo posto del giudice Roberto. Chi va? C'è? Vai Fla, vai tu. Va. Al primo posto Flavius Giordano, stracciato. Vabbè, foto del podio elite. Allora, passiamo alle ragazze, anche per le ragazze 16 punti di controllo. Al terzo posto, con 24 e 53, Alexandra Basada. Alexandra. Secondo posto di Monferta Margherita.
con 32 minuti e 20, Valentina Stina, che mi sono un paio di rettini. Ora passiamo ancora ad altre premiazioni, poi dobbiamo fare prima assoluto e seconda assoluto. Passiamo primo e secondo assoluto per i trofei. Allora, adesso premiamo, la polizia locale non c'è. A sinistra. Premiamo l'OR con la medaglia per... Premiamo l'OR. Allora, il presidente ti prende l'assessore. Allora, il presidente del CONI Lupigliano premia l'assessore per l'impegno con la medaglia di ricordo dell'Orientin, perché anche grazie a lui si è venuto a fare questa manifestazione, è stato uno dei primi a crederci. Allora sì, all'OR abbiamo dato la medaglia, adesso premiamo il presidente del CONI con un oggetto di Gemaris Gioielli. Premia l'assessore. E un bracciale da uomo.